Signore e signori, buongiorno, è qui con noi Valeria Benatti. Ah, buongiorno e ben ritrovati, buongiorno ad Angelo Baiguini. E inizia una nuova settimana insieme, lunedì 7 maggio, sono le 11:04 e per tutta la settimana saremo in compagnia della Fondazione Umberto Veronesi, nata nel 2003 per sostenere la ricerca e la divulgazione scientifica. La Fondazione Umberto Veronesi sostiene giovani medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per trovare nuove terapie e cure per i tumori, le malattie cardiovascolari e neurodegenerative e per migliorare la vita di tutti noi. E oggi abbiamo qui con noi il professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi e direttore della divisione senologia chirurgica dello IEO, Istituto Europeo di Oncologia. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. E bentornato. Grazie. Come va? Benissimo. Allora, la dobbiamo chiamare professore o come ho erroneamente fatto io? Ti ho dato subito del tuo. Ti sei subito preso delle confidenze. Ci conosciamo da tanto tempo. Benvenuto e grazie per essere di nuovo qui con noi. Entriamo un po' subito nel vivo della tua presenza e del tuo lavoro. Allora, da 15 anni la Fondazione Umberto Veronesi è impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica d'eccellenza contro molte patologie che ogni giorno colpiscono numerose persone. Allora, quanto il sostegno di ciascuno di noi è importante se non fondamentale? Ma il sostegno di tutti alla ricerca è importantissimo. La ricerca in questo momento ha fatto passi da gigante. Oggi, ad esempio, alcuni tumori che pochi anni fa erano considerati incurabili possono garantire lunghissime sopravvivenze grazie alle novità in termini di ricerca farmacologica. Vi do solo un dato: a oggi, per esempio, in Italia ci sono più di 3 milioni di persone che possiamo considerare guarite o comunque da un tumore, che hanno operate o che hanno avuto questa diagnosi da più di 5 anni. Un dato che rispetto al 2010 fa vedere un incremento del 24%, quindi risultati importantissimi che ogni anno rivoluzionano la medicina. Ad esempio le terapie a base su bersagli molecolari, l'immunoterapia che ha reso curabile malattie come il melanoma metastatico, come il tumore del polmone metastatico, come il tumore del rene metastatico, che un tempo non avevano, erano orfani di qualunque tipo di terapia efficace. Quindi davvero un momento di grandissimo fermento per la ricerca, che deve essere sostenuto. Deve essere sostenuto in maniera importante, ovviamente dallo Stato, ma non solo, anche da tutti noi. La ricerca che porta a grandi risultati, a cure che permettono a chi viene colpito da un tumore di avere una vita lunga e sana, vero? Assolutamente. Assolutamente sì, e noi da 15 anni ci battiamo per questo. Naturalmente non esistono solo i tumori, per cui sosteniamo anche la ricerca per le malattie cardiovascolari, ancora oggi la prima causa di morte in tutti i paesi occidentali, e naturalmente per le malattie neurodegenerative, che sono importantissime, pensiamo all'Alzheimer, pensiamo al Parkinson, per cui abbiamo ancora oggi effettivamente pochi strumenti. E naturalmente con l'allungarsi, per fortuna, della vita, sono malattie che diventano sempre più importanti, per cui sosteniamo anche ricercatori che si occupano di queste patologie. Ricerca e prevenzione. Soprattutto prevenzione è stato proprio uno dei nostri obiettivi, intervenire sulla prevenzione fin dall'inizio. Prevenzione è importantissima. Noi abbiamo due modi, o meglio esistono due tipi sostanzialmente di prevenzione. Una che chiamiamo prevenzione primaria, che vuol dire cercare di ridurre il rischio di ammalarsi o possibilmente non ammalarsi per niente. Qui i pilastri della prevenzione primaria sono noti a tutti: la qualità della vita, esattamente, quindi alimentazione sana e sport, corretta, attività fisica importantissima, stop al fumo di sigarette, perché mi guardi, altrettanto importante. Hai maggio capito? È il mese contro il fumo e quindi dobbiamo sottolineare questo aspetto, perché naturalmente esiste una componente genetica per cui ci sono delle persone più predisposte rispetto ad altre ad ammalarsi, ma molto possiamo fare coi corretti stili di vita. E laddove la prevenzione primaria non arriva, cioè quando comunque purtroppo si manifesta qualche cosa, ecco che è importantissima, soprattutto in campo oncologico, la diagnosi precoce. Questa si chiama prevenzione secondaria, riuscire a fare quei controlli che ci permettono
permettono di diagnosticare una malattia in fase iniziale, quando ancora per la maggior parte dei tumori è curabilissima. Ecco, ma quali esami dobbiamo fare per intercettare la malattia in tempo? Beh, naturalmente dipende dall'età, dipende dal profilo di rischio delle persone, dal sesso, naturalmente ci sono malattie tipiche delle di donne, ogni genere, e quindi ad esempio il tumore della mammella, quello di cui mi occupo io personalmente, il tumore più diffuso nella popolazione femminile, ormai siamo a 50.000 casi all'anno nel nostro paese, ogni anno, quindi tantissime, che però in gran parte, ormai la maggior parte, ma la stragrande maggioranza, guarisce proprio grazie al fatto che oggi la diagnosi è molto spesso precoce, perché esistono gli screening di popolazione, ma anche perché c'è una maggior consapevolezza delle donne nel fare gli esami, per cui noi consigliamo a tutte le donne già a partire dai 30-35 anni di età a fare un'ecografia, dai 40 anni associare la mammografia ogni anno. Sono cose semplici che oggi si possono fare dovunque, che però è importante mantenere come scadenze. Poi tumore, sappiamo, il tumore dell'utero, della cervice, oggi è stato praticamente nei nostri paesi quasi eliminato grazie alla prevenzione, al pap test e oggi all'esame dell'HPV, che consente di capire chi può essere predisposto o meno a questa malattia, quindi di intercettarlo per tempo, ma soprattutto grazie alla vaccinazione, altro elemento importantissimo che permette di eliminare questo, ha permesso, permetterà di eliminare questo virus del papilloma, che è responsabile di tutti i tumori della cervice e anche di altri organi, anche dei genitali maschili, quindi noi vacciniamo anche i ragazzi maschi contro questo virus. E poi naturalmente altri tumori, si può fare lo screening con la TAC spirale a basso dosaggio per i tumori del polmone nei forti. Comunque le possibilità sono tantissime. Le possibilità sono tantissime, e quindi ognuno, in base all'età, al suo rischio, al genere, eccetera, si deve rivolgere al medico e farsi prescrivere gli esami corretti. Allora, prima di continuare con la musica, una domanda semplice da una nostra ascoltatrice che possiamo tranquillizzare: l'utilizzo o il non utilizzo del reggiseno può influire in qualche modo? Assolutamente no, reggiseno non comporta nessun tipo di rischio per le donne, ci mancherebbe. Allora, abbiamo già affrontato una lunga lista di possibilità per prevenire le malattie di vario genere, abbiamo detto sia quelle neurodegenerative, sia i tumori, sia quelle cardiovascolari. Ma se uno va, perché il luogo dove si trova quello di cui stiamo parlando, se uno c'ha qualche ansia, è l'internet, che cosa fa? Allora, esatto. Se uno va sull'internet e scrive aspirina, se legge bene c'è scritto rischio di morte. Allora, esatto. Parliamo un attimo di fake news. È vero che con l'aspirina si può morire se sei allergico, però insomma mi pare un po' eccessivo. Un po' eccessivo, infatti. Ma internet è un grandissimo strumento e davvero ha rivoluzionato questo aspetto, perché le persone oggi sono molto più informate che rispetto al passato, quindi anche il rapporto tra i medici ti capita, e i pazienti, che ti arrivi qualcuno e dice: dottore, io ho questo sì, arrivano già con la lista, sanno già tutto. Ma può essere anche un bene, naturalmente, perché una volta c'era il professore che stava sul piedestallo e il povero paziente che non capiva neanche quello che, di cui si stava parlando. Oggi per fortuna non è più così, però se da un lato internet consente di avere informazioni adeguate, ad esempio anche sui posti dove curarsi bene, perché oggi è dimostrato che se tu ti curi nel posto dove c'è la maggior casistica di quel tipo di malattia, hai più possibilità di guarire che se vai nell'ospedale sotto casa, che magari è più comodo, dove c'hai l'amico primario, così, che però magari non ha in quel settore specifico la massima competenza. Certo. Quindi tu su internet trovi, vai sul sportello cancro, vai comunque per tutte le patologie, c'è modo di capire quali sono i centri migliori regione per regione. Quindi è uno strumento che può essere importantissimo, però naturalmente è anche uno strumento pericoloso, perché può generare ansia, ma può anche creare false informazioni. Pensiamo ad esempio a cosa è successo sui vaccini, tutta la disinformazione che c'è stata, oppure le cure miracolose che si possono trovare per i tumori, ragazze che sono morte perché non hanno fatto le terapie adeguate, e quindi diventa veramente uno strumento pericoloso. E cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto possiamo certificare i siti dove si trovano le informazioni corrette. Noi come fondazione abbiamo un portale aggiornato quotidianamente dalla nostra
redazione, dove troviamo tutte le informazioni corrette, provate scientificamente, e quindi in grado, e quindi se il lettore o il navigatore ci va sopra, trova assolutamente tutte le risposte alle sue ansie. Poi ho letto che proprio di questi giorni un'intesa tra ADN Cronos e l'Istituto Superiore di Sanità per certificare le informazioni, quindi, quindi anche un'agenzia di stampa che certifica le informazioni mediche, sì, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, che dà la garanzia della corretta informazione prima di divulgarla. E poi secondo me c'è il problema della sfida educativa, è lì che possiamo veramente intervenire sulle nuove generazioni. Infatti noi andiamo nelle scuole, tutti i nostri ricercatori, pensa, sono tenuti, che ricevono le nostre borse di ricerca annuali, andare nelle scuole e fare lezioni e spiegare la cultura, cioè dare la cultura della scienza ai bambini scuole primarie, scuole secondarie, perché è importante che uno cresca con la capacità critica, quando legge una cosa di non prenderla come solo come un'altra si diceva, c'è scritto sul giornale, sì, esatto. No? Sì. Adesso l'ho adesso visto su internet. Non è più così, esatto. Il mondo è cambiato. Abbiamo accennato all'inizio al lavoro enorme fatto in tutti questi anni dalla Fondazione per favorire la ricerca, perché i ricercatori con il loro lavoro portano dei risultati tangibili. Abbiamo dato dei numeri, sembrano freddi, ma in realtà c'è dietro, ci sono delle persone, esatto, perché il 24% di più di persone guarite rispetto solo a 7-8 anni fa è veramente tanto, sono centinaia di migliaia di persone che una volta non sarebbero sopravvissute, oggi lo sono grazie alla ricerca, e questo è appunto il risultato della ricerca. Quante persone si occupano la ricerca nel nostro paese, in particolare è una situazione un po' strana, perché paradossalmente abbiamo i migliori ricercatori, o tra i migliori del mondo, infatti sono ambitissimi, la famosa fuga di cervelli non è del tutto casuale, i nostri ricercatori all'estero trovano facilmente chi li supporta, chi li finanzia in maniera importante, perché sono delle menti brillanti, ma questo non è una sensazione, lo dicono i numeri, lo dicono le pubblicazioni, l'impact factor dei nostri ricercatori, i punteggi che ottengono nelle pubblicazioni nel mondo sono tra i più alti per singolo ricercatore. Noi come paese chiaramente siamo indietro rispetto a paesi come gli Stati Uniti, dove ci sono n volte più ricercatori che nel nostro paese, però i pochi tra virgolette che ci sono da noi riescono comunque a competere a livello internazionale. Pochi perché purtroppo le risorse dedicate al nostro paese alla ricerca sono più limitate rispetto agli altri paesi anche europei. L'Unione Europea ha messo come obiettivo entro il 2020 di dedicare il 3% del PIL alla ricerca scientifica, all'innovazione. Nel nostro paese siamo poco sopra l'1%, e quindi è poco. Perché d'altra parte i politici, la ricerca non dà dei risultati immediati, quindi è un ritorno più nel lungo termine, e quindi fanno fatica giustamente a investire dei quattrini, per cui la ricerca in Italia è sostenuta, oltre che dallo Stato, molto anche dalle fondazioni, dalle associazioni di volontari, di gente che dona e che capisce l'importanza della ricerca, dalle persone, e quindi contro le persone, ma anche con poco, con e quindi che cosa possiamo quasi fare? Simbolico. Beh, dobbiamo aumentare la comunicazione dell'importanza della ricerca. La ricerca oltretutto è anche un business, questo famoso 3% che l'Unione Europea ha pensato come obiettivo per il 2020 consentirebbe di creare qualcosa come 3.700.000 posti di lavoro ed aumentare il PIL dell'Unione Europea di 800 miliardi di euro. Quindi converrebbe. Infatti i paesi che sono usciti o che stanno uscendo per primi dalla famosa crisi sono quelli che hanno investito di più in ricerca, perché poi c'è ritorno, ricerca, innovazione, quindi non è solo una questione di salute, è proprio la ricerca intesa globalmente che conviene, non c'è un ritorno immediato, ma alla fine il ritorno è importantissimo anche da un punto di vista economico. Allora, se volessero dare una mano i nostri ascoltatori, c'è un sistema, perché abbiamo detto l'Unione Europea, lo Stato, eccetera,
però non bastano mai, insomma, gli investimenti nella ricerca. Il 5 per 1000, siamo in dirittura d'arrivo per la dichiarazione dei redditi. C'è un numero da chiamare, 800 600 100, ed è facile. Potete donare e dare una mano alla ricerca. Siamo arrivati alla fine di questo spazio con il professor Paolo Veronesi, ma per tutta la settimana noi ci occuperemo e sosterremo il lavoro della Fondazione Veronesi. Avremo domani e dopodomani collegati al telefono proprio due ricercatori e poi un grande giovedì, amico giovedì tornerà Marco Bianchi perché una delle forme naturalmente di prevenzione per ogni genere di malattia è sicuramente l'alimentazione. Perché certo. Insomma, il carburante che ingeriamo è quello che fa andare il motore e che lo siamo fa anche guastare. Siamo quello che mangiamo. Noi speriamo con questo 40 minuti di chiacchierata col professor Veronesi di avervi invogliato quantomeno a farvi curare. E se avete dei dubbi, ad andare da un medico bravo, non cercare su internet, giusto professore? Esattamente, su internet possiamo trovare lo specialista giusto, esatto, per ogni tipo di patologia. Ma non farci delle diagnosi da soli. No. L'autodiagnosi e l'autocura attraverso internet, no, sicuramente. Grazie per il tuo tempo, grazie per il tuo lavoro, naturalmente, e noi continueremo a occuparcene, come dicevo, per tutta la settimana. Un caro saluto e un ringraziamento al professor Paolo Veronesi. Grazie Paolo. Grazie Angelo, grazie Valeria e a presto. A presto, buon lavoro.